Ben ritrovati amici di Gilda TV. La Federazione Gilda UNAMS, insieme alla Confederazione Generale Sindacale, si è rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per ricorrere contro il blocco del contratto, per ottenere il riconoscimento di un equo indennizzo per gli anni di blocco contrattuale che vanno dal 2010 al 2015. Ma come sta andando questo ricorso? Lo chiediamo al coordinatore nazionale della Federazione, Rino Di Meglio. Sta andando molto bene questo ricorso perché in pochi giorni abbiamo superato di gran lunga le 10.000 adesioni e stanno arrivando quotidianamente centinaia e centinaia, quindi suppongo che diventerà una class action di dimensione storica. Come si fa ad aderire a questo ricorso? Per saperlo basta seguire il nostro tutorial. Salve, dal Centro Gestionale del Ricorso CGS, Confederazione Generale Sindacale. Stiamo registrando questo video per aiutarvi ad accedere alla nostra piattaforma informatica che vi consentirà di partecipare al ricorso alla CEDU. Siamo entrati in internet. Adesso digitiamo il sito del ricorso, che è www.ricorsocgs.it. Questa è la nostra piattaforma informatica. Andiamo ad esaminare un po' questa prima pagina. Qui, sul primo cerchietto, possiamo leggere tutte le informazioni che riguardano il ricorso. Cliccando sul secondo cerchietto, leggeremo il modo in cui dobbiamo registrarci sulla piattaforma informatica, che è l'unico modo che avete per accedere al ricorso. Nel terzo cerchietto ci sono le domande e risposte più frequenti, che vi consigliamo vivamente di leggere prima di procedere con la registrazione. Bene, procediamo con la registrazione. Sotto la scritta Io ricorro e tu troviamo un pulsante rosso con scritto Accedi al servizio. Clicchiamo sul pulsante. Benissimo, dopo aver cliccato sul pulsante Accedi al servizio ci compaiono tre riquadri. Quello che ci interessa adesso è il primo, eccolo qui. Andiamo a cliccare Registrati ora. Qui vediamo la richiesta di inserimento dati, i primi dati che dovremo inserire per la prima parte della registrazione. Prima di fare ciò, andiamo a leggere le istruzioni. Nota bene, alcuni utenti ci segnalano che le nostre email vengono inserite nello spam. Ciò sembra avvenire particolarmente per chi possiede caselle di posta con Catamail, Libero, Tiscali o Hotmail. Pertanto vi invitiamo, ove foste in possesso di una casella di posta con i suddetti providers, ad usarne una diversa per la registrazione, oppure a gestire il messaggio nella cartella spam, segnalando che non si tratta di spam. Andiamo ad inserire i dati. Il nome, il cognome, il telefono. Preferibilmente inseriamo un numero di cellulare, evitando tra i numeri spazi o punteggiatura varia. Ora andiamo ad inserire il nostro indirizzo di posta elettronica, ricordandoci quello che abbiamo letto qui. Io vi consiglio di utilizzare un indirizzo di posta elettronica con il dominio di Gmail, perché è quello che in generale crea meno problemi in assoluto, anzi io direi che non ne crea affatto, ed ha uno spazio infinito per la ricezione di email. Adesso andiamo a inserire la password, almeno 8 caratteri, massimo 20. Inseriamo una password che per noi è più facile ricordare. Ci chiede di ripeterla. Qualora le due password non dovessero coincidere, ve lo dirà e vi inviterà a ripetere le due password. Adesso qui ogni volta c'è una domanda diversa. Adesso noi abbiamo inserire il risultato della divisione di 10 con 5. Il risultato sarà 2. Benissimo. Controlliamo prima di premere registrati che tutti i dati inseriti siano corretti. Mi raccomando, questo è molto importante, non sottovalutate questo passaggio. Bene, ho controllato, sono sicura e adesso clicco su Registrati. Grazie per esserti registrato, la tua registrazione è stata inoltrata correttamente. Questo è il messaggio che comparirà sui nostri computer una volta aver premuto il tasto Registrati.
ci invita a memorizzare e a prendere nota della password che abbiamo inserito. Ci avverte che a breve riceveremo una mail e di seguire tutte le indicazioni contenute per completare, attivare la nostra registrazione ed effettuare poi il primo login. Ci dice anche che se dopo un paio d'ore dalla registrazione non abbiamo ancora ricevuto il messaggio, andiamo a verificare se è andato a finire negli spam oppure in posta indesiderata. Sono passati un po' di minuti, andiamo a controllare se è arrivata la mail di conferma. Posta elettronica e, come vedete, ho ricevuto la mail che conferma la mia richiesta di registrazione. Apriamola insieme. Ecco, mi dice: gentile Paola Latini, abbiamo correttamente ricevuto la tua richiesta di registrazione al sito del ricorso CGS, la cui password è. Per cominciare ad inserire i dati necessari, devi prima attivare la tua utenza facendo clic sul link sottostante. Se il link non dovesse funzionare, copiate ed incollate il link soprastante sulla barra degli indirizzi del vostro browser, che è questa qui, e premete invio. Buon proseguimento. Proviamo a cliccare sul link. Ecco qui. Attivazione avvenuta con successo. La tua richiesta di attivazione è andata a buon fine. Ora puoi effettuare il login con le tue credenziali. Ti ricordiamo che da questo momento in poi non devi più cliccare sul link di attivazione, cioè quello che abbiamo ricevuto nella mail, in quanto la tua pratica è già attiva. In caso contrario, riceverai una pagina di errore che comunque non pregiudica il percorso della tua pratica. Per inserire la tua domanda dovrai recarti all'indirizzo che trovate qui, cliccando qui sopra. Ma noi procediamo perché a quanto pare la pratica è andata a buon fine. Clicchiamo su login. Ecco, i dati che noi andremo a inserire saranno email e password, le stesse che abbiamo digitato durante la prima registrazione, la prima parte della registrazione, e la password. Adesso andiamo a cliccare su accedi. Mi dice che innanzitutto il mio numero pratica, che è il 7402, e poi mi dice che la tua domanda non è completa. Fai clic sul pulsante inserisci domanda per iniziare. Eccolo qui, inserisci domanda. Leggiamo un attimo le istruzioni. Ci dicono di tenere sotto mano il documento di identità e la busta paga con fascia stipendiale. Benissimo, clicchiamo su inserisci domanda. Allora, adesso andiamo ad inserire i nostri dati anagrafici. Quelli che troveremo già inseriti sono quelli che abbiamo digitato durante la prima registrazione, quindi il nome, il cognome, l'indirizzo di posta elettronica e il cellulare. Procediamo con l'inserimento del resto dei dati. Dopo email ci chiede il sesso, femmina, nazione di nascita, Italia. Vedete come sto facendo? Non sto scrivendo digitando sulla tastiera, ma c'è una freccetta qui, cliccando mi dà una sorta di tendina dove io posso decidere la parola da selezionare, femmina appunto, la stessa cosa Italia. Andiamo poi con il luogo di nascita. Attenzione! Scriviamo il nome del comune e non scriviamo comune di, perché altrimenti ci uscirà fuori Como. Cominciamo ad inserire. Io sono nata a Roma. Benissimo, questa è la tendina gialla. Ora noi andremo a mettere il mouse sul nome del comune. Questo non basterà, dobbiamo anche cliccare sul nome. Ecco qui, finché la tendina gialla non scompare. Stessa procedura per la provincia di nascita. Metto il mouse sopra la tendina gialla, sopra il nome
che mi interessa, clicco, tendina gialla scomparsa. Proseguiamo. Data di nascita. Qui abbiamo due modi di inserire la nostra data di nascita. Una è cliccando sul calendario posto al lato, quindi cliccando il giorno, il mese e l'anno, oppure, come farò io, scriverò il giorno slash il mese slash e l'anno a quattro cifre. Adesso andiamo ad inserire il nostro codice fiscale. Ecco qui. Continuiamo. Comune di residenza, stessa storia del luogo di nascita e provincia di nascita. Andiamo a digitare il nome del comune. Tendina gialla, mouse sul nome e clicco. Indirizzo di residenza, il numero civico di residenza. Poi ci chiede il CAP e la nazionalità. Comincia a scrivere il nome dello Stato, apparirà sotto una tendina gialla nella quale devi selezionarlo con il mouse. La mia nazionalità è italiana, quindi comincio a scrivere, ecco qui, Italia, mouse sulla tendina gialla, clicco. Tipo di documento di identità. Vediamo quali vengono accettati. La carta d'identità, la patente di guida, solo se emessa da una prefettura, quindi non valgono quelle emesse da motorizzato. E il passaporto, il numero documento di identità, andiamo a digitare. Ente emittente documento di identità, comincia a scrivere il nome del comune per le carte di identità, il nome della prefettura per le patenti o il nome dello Stato per il passaporto. Apparirà sotto una tendina gialla nella quale devi selezionarlo con il mouse. Eccolo qui, Comune di Roma. Le prefetture di solito sono sempre alla fine della tendina gialla, quindi scorrete finché trovate prefettura. Quindi Comune di Roma, tendina gialla, mouse, clicco. Data di rilascio del documento di identità. Si può usare il calendario qui oppure scriverlo come farò io. La data di scadenza. Il telefono. L'abbiamo già inserito precedentemente. Andiamo avanti. Comparto amministrazione di appartenenza. Qui c'è una freccetta, quindi non dovremo scriverlo digitando con la tastiera. Allora, andiamo a vedere. Per quanto mi riguarda è ministeri, ma qui ci sono tutti i comparti di amministrazione, quindi scegliete poi il vostro. Amministrazione, seleziono un'amministrazione. Per me è Ministero dell'Interno. Dettaglio amministrazione. In questo campo puoi dettagliare meglio testo libero, quindi con la tastiera del computer, la tua amministrazione. E quindi andiamo. Area. In questo campo devi scegliere la tua area di appartenenza. In caso di dubbi, leggi le FAQ. Le FAQ sono le domande e risposte frequenti. Quindi, se avete dubbi, andate a leggere qui cliccando su FAQ. Andiamo a selezionare l'area. Per quanto mi riguarda è la terza. Fascia stipendiale. In questo campo devi scegliere la tua fascia stipendiale di appartenenza. In caso di dubbi, leggi le FAQ cliccando sulla parola FAQ. Fascia stipendiale. La mia F1. Qualifica. Per quanto mi riguarda è funzionario amministrativo. Questa la scrivete voi con la tastiera del computer. Comune, sede di lavoro. Comincia a scrivere il nome del comune, il nome mi raccomando, non comune di. Apparirà sotto una tendina gialla nella quale devi selezionare l'ente con il mouse. Stessa storia che abbiamo visto prima con il comune di residenza. Allora andiamo con... Ecco qui. Tendina gialla, mouse sul nome, clicco, tendina gialla scomparsa, quindi è andata bene. Continuiamo, abbiamo quasi finito. Sei andato in pensione prima del 31/12/2015 o hai usufruito dal 2010 ad oggi di periodi anche brevi di part-time,
oppure aspettativa non retribuita di qualsiasi tipo, cambi di amministrazioni, variazioni di inquadramento giuridico e o economico, interruzioni del periodo di servizio per lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ad esempio i precari della scuola. Allora, freccetta, seleziona sì se ricadi in almeno una delle ipotesi precedenti, altrimenti no. Per quanto mi riguarda è no. Benissimo, cliccato. Modalità in cui intendi partecipare al ricorso. Allora, abbiamo le varie possibilità, andiamo a leggerle. Sono già iscritto ad un sindacato della Confederazione CGS. Quota spese 15 euro. E l'elenco dei sindacati che sono iscritti alla CGS, questo ve lo dico, sono scritti nella homepage della piattaforma, nel primo cerchietto, dove c'è tutta l'informazione che riguarda, l'informativa che riguarda il ricorso. Continuiamo a leggere. Allora, abbiamo detto, se sei già iscritto a un sindacato della Confederazione CGS, quota spese, ricorso 15 euro. Oppure, intendo iscrivermi ad un sindacato della Confederazione CGS, contestualmente alla partecipazione al ricorso, quota spese di ricorso 20 euro. Abbiamo un'altra modalità per partecipare, cioè partecipo al ricorso senza iscrivermi ad alcun sindacato della Confederazione CGS, quote spese, ricorso 150 euro. Io sono già iscritta ad un sindacato della Confederazione CGS, adesso qui mi dice ovviamente di selezionare il sindacato della Confederazione CGS a cui si è iscritto. Quanto mi riguarda è FLP, Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche. Adesso clicchiamo su Prosegui. Attenzione, hai quasi finito, non chiudere il browser, quindi non clicchiamo sul rosso, leggi con attenzione, non clicchiamo sull'X rosso per chiudere la finestra, leggi con attenzione quanto riportato qui in basso. Ora che hai inserito correttamente tutti i dati, prendi qualche istante per controllarli. Assicurati che siano esatti, perché non potrai più modificarli. Ti ricordiamo che devi selezionare la casella qui in basso per confermare che i dati inseriti e riportati in questa pagina sono esatti. Se hai commesso errori o non vuoi inviare ora la domanda di ricorso, premi il pulsante annulla, questo qui. Appunto, qui in alto per tornare alla home page. Allora, andiamo a controllare i dati. Importantissimo, perché non avremo più la possibilità di modificarli. Allora, leggiamo un attimino. Ok, non ho commesso errori. Quindi, dichiaro di aver verificato ogni dato da me inserito, liberando la Confederazione CGS da ogni responsabilità legata a dati errati. Spunto questo quadratino, invio pratica. I dati della domanda a ricorso risultano inseriti e inviati ai nostri server. Attenzione, a breve riceverà una mail contenente i contenuti, i moduli precompilati e le istruzioni su come procedere. Una volta completata la registrazione, premendo il tasto invio, mi raccomando di premere il tasto invio, altrimenti la registrazione non sarà effettuata. Dovremmo aspettare circa 5-10 minuti che ci perverrà una mail contenente un file PDF. Sono nella mia casella di posta elettronica. Come potete vedere, mi è pervenuta la mail con in allegato la modulistica. Andiamo a cliccare. Ci dice: gentile collega, in allegato trova tutti i moduli precompilati per la corretta partecipazione al ricorso in oggetto. Ci dà delle istruzioni molto importanti, e cioè stampare tutti gli allegati, poi non stampare mai fronte e retro, stampi sempre una pagina per foglio. Ci invita a leggere con attenzione quanto riportato sul manuale allegato e a controllare l'esattezza dei dati riportati su ogni foglio. Su ogni modulo. Ci dice che per ogni comunicazione
ci prega di riportare sempre il numero pratica che ci è stato assegnato. Questo numero pratica lo troviamo nel modello 5 in alto a sinistra, di colore rosso. Adesso andiamo a vedere dove sono gli allegati. Di solito sono sempre in fondo alla pagina, come in questo caso. Andiamo a scaricarli. Eccoli qui. Ora possiamo mandare in stampa. Abbiamo stampato il file PDF che contiene la modulistica per partecipare al ricorso. Le prime tre pagine sono di istruzioni, il resto sono tutti moduli precompilati sui quali dovrete solamente apporre data e firma. Adesso andiamo a vedere sullo schermo del computer questi moduli. Quindi, allora, andiamo ad esaminare la modulistica che ci è pervenuta con l'ultima mail e che abbiamo stampato. Abbiamo le prime tre pagine, una, due e tre, di istruzioni che dobbiamo andare a leggere con molta attenzione perché ci guideranno passo passo. Successivamente a queste tre pagine troveremo due pagine. E che cosa sono? Sono il formulario per il ricorso alla CEDU. Allora, nella prima pagina di queste due, non dovete scrivere nulla, ma solo controllare l'esattezza dei dati che avete inserito e che la procedura automatica ha riprodotto su di esso. Nella seconda pagina, invece, andate al secondo, eccola qui, andate al secondo riquadro, quello dove c'è scritto C3 Procura. All'interno di questo riquadro, al punto 33, dovete apporre la vostra firma e al punto 34 scrivere la data. Niente più. Andiamo avanti. Nel modello 3 troviamo la procura alle liti. E controllate i dati, leggete e mettete data e firma. Andiamo avanti. Questo è il modello 4. Modello 4 è composto di due pagine. Andiamo nella prima pagina del modello 4, che cosa vediamo? Ci sono i dati che abbiamo inserito, scusate, e dobbiamo controllarli. Andando avanti possiamo leggere e successivamente porre data e firma. Nella seconda pagina del modello 4 ci sono alcuni nostri dati, alcune cose da leggere e anche qui poniamo data e firma. Quindi sul modello 4 dobbiamo mettere data e firma per due volte. Qui ci sono i nomi degli avvocati e queste righe servono a loro. Andando avanti troviamo il modello 5 che riporta in alto innanzitutto il vostro numero di ricorrente. E poi riporta tutti i dati che avete inserito durante la registrazione. Questi dati sono da convalidare ponendo luogo, data e firma. Come vedete, nel modello 5, luogo, data e firma dovete metterli per tre volte. Allora, la prima volta abbiamo detto che è per convalidare i dati, la seconda volta è un'autorizzazione al trattamento dei dati personali. E la terza volta è una dichiarazione di presa visione e approvazione del mandato collettivo, come leggete qui. Andando avanti troviamo il modello 6. Allora, spendiamo due parole per questo modello. A cosa serve? Serve a interrompere i termini di prescrizione, qualora l'azione legale dovesse protrarsi nel tempo, e questo va notificato all'ufficio o struttura nel quale lavorate. Se per esempio lavorate, non so, alla prefettura di Latina, non dovete mandarlo a Roma al Ministero dell'Interno, bensì al prefetto di Latina. Ora, ovviamente, ogni struttura ha un ufficio che riceve la posta. Se lo consegnate a mano, è sufficiente che chi riceve metta un timbro di ricezione sulla copia che rimane a voi. Del resto, non preoccupatevi, sarà poi un'incombenza di quell'ufficio reindirizzare la vostra diffida a chi di competenza.
Voi limitatevi solamente a conservare la copia timbrata che attesta l'avvenuta consegna, della quale dovete fare una fotocopia e spedircela con il resto della documentazione. Nel modello 7 anche qui dovete porre data e firma e rispedircelo. Penseremo poi noi ad inviarlo con una PEC alla funzione. Andando avanti, troviamo il modello 8. Questo modello non dovete inviarlo a noi, bensì al vostro ufficio o ente amministrante. Se lavorate presso un ministero, ad esempio, questo ufficio sarà quello che amministra il trattamento economico del personale. Nelle varie province, chi lavora nella scuola e nelle agenzie fiscali o in uffici periferici del comparto ministeri dovrà indirizzarlo alla ragioneria territoriale dello Stato che lo amministra. In questi casi, barrate il primo quadrito. Se invece lavorate presso le ASL del comparto sanità, barrate il secondo quadretto e indirizzatelo all'ufficio che vi amministra. Il terzo quadretto in tutti gli altri casi, cioè comuni, parastato, enti locali, eccetera, e indirizzarlo all'ufficio che vi amministra. E questo che vi ho detto lo potete anche leggere sull'ultimo riquadro della pagina. L'attestato che vi rilasceranno ce lo invierete con il resto della documentazione. Però, qualora aveste dei problemi, leggete la pagina 3 delle istruzioni e attenetevi a quanto è scritto. Per ultimo, abbiamo finito, c'è il bollettino postale. Semplicemente, quando lo stampate, lo portate alla posta e effettuate il pagamento. Questo è tutto per quanto riguarda la modulistica. Augurandomi che questo video tutorial possa esservi d'aiuto, vi saluto dal Centro Gestionale del Ricorso CGS.